Il progetto delle campagne Milano Pride con l'Istituto Italiano di Fotografia è nato principalmente da un'esigenza, quella di comunicare le attività ma anche le istanze della comunità LGBT milanese tramite una comunicazione visiva di impatto e che passasse a un grande pubblico, quello della città di Milano. E diciamo che la commissione Pride del CIGARCIGA in Milano si è espressa con un desiderio forte di posizionarsi in una maniera creativa, vincente e efficace in questo senso. E essendo io stessa un'ex studentessa di istituto, mi è venuto naturale pensare ma perché non allacciare questo progetto di comunicazione pura con anche un progetto formativo per i giovani talenti, diciamo, che seguono il corso di istituto. L'Istituto Italiano di Fotografia ci ha seguito per ben 4 anni nel creare le campagne per il Milano Pride. Ogni anno ha un claim politico, un motto, che viene deciso dal coordinamento arcobaleno, che è il coordinamento delle associazioni LGBT+ di Milano e Città Metropolitana. Nel 2017 fu la primissima volta, diciamo, per i ragazzi di istituto con una campagna che raccontava i diritti senza confine. Una campagna di ritrattistica dove i partecipanti erano attivisti storici del movimento LGBT di Milano, ma anche i ragazzi stessi o i loro amici, fidanzati, fidanzate, sorelle, fratelli e tutto il resto. E diciamo la particolarità, la creatività che fu scelta per quella campagna fu un riflesso arcobaleno creato in camera, tra l'altro, tramite un prisma. E ricordo perfettamente la cosa particolare di quella campagna fu quanto fu interessante vedere i ragazzi creare uno schema di luce che non era semplice, non era facile, sia in foto sia in video, perché comunque creare questo riflesso arcobaleno che poi andava sui volti delle persone fu una sfida anche tecnica per chi partecipava al progetto quell'anno. Nel 2018 il claim scelto fu civili ma non abbastanza. E la creatività che diede origine alla campagna nacque un po' da un'infelice dichiarazione della Regione Lombardia che dichiarò le famiglie arcobaleno come invisibili, dichiarò proprio le famiglie arcobaleno non esistono. E da lì ci prendemmo del tempo per sviluppare questo concetto in maniera politica e forte, facendo sempre una campagna di ritrattistica ma censurando parti del corpo o persone intere tramite un'operazione di post-produzione, tramite una pixelatura, una censura vera e propria. In questo modo esprimevamo che noi c'eravamo, le nostre istanze erano reali, noi siamo persone reali, ma parte delle nostre vite o dei nostri corpi sono censurati dalla società o peggio dalle istituzioni. Nel 2019 l'occasione fu un'occasione storica importante nel nostro movimento, in quanto fu l'anno dei 50 anni del movimento LGBT inteso in senso moderno, internazionale. Infatti cadde il 50° dei moti di Stonewall, quei moti a New York in cui la comunità LGBT si rivoltò contro una polizia oppressiva e violenta, e da lì poi nacquero i Pride come ricordo di quell'occasione. Quell'anno quindi il claim scelto fu particolarmente azzeccato, secondo me era la prima volta fuori volta. E coi ragazzi sviluppammo un concept creativo che rimandava molto all'anima della manifestazione della rivolta sull'utilizzo di fumogeni colorati che poi messi tutti affiancati davano all'arcobaleno. E ricordo fu, oltre che molto divertente ovviamente utilizzare i fumogeni stessi, fu anche piuttosto complesso tecnicamente, in quanto la fotografia venne fatta in studio interno e quindi dovemmo essere abbastanza precisi con gli slot dei set, in quanto ogni volta la stanza doveva essere arieggiata, anche se poi so che insomma l'odore rimase parecchio a lungo. E credo che però lì la cosa che mi fece capire che stavamo andando nella direzione giusta lato formativo fu quando sul set si presentava una persona trans e uno dei ragazzi si avvicinò un po' in privato, insomma, senza farsi notare troppo, e fu stupito che quella persona fosse una persona transgender e mi chiese: ma è una persona trans? Ma davvero? Ma non si vede?
E questo secondo me rimanda molto al fatto che noi abbiamo un immaginario, spesso sbagliato e spesso stereotipato, delle persone trans e in generale della comunità LGBT, e che a volte coinvolgere le persone stesse che portano queste istanze, che hanno queste identità in questo tipo di progetti, dà l'occasione a tante altre persone non solo appunto di sviluppare strumenti creativi, ma di conoscerle e poi di avere una reale presa sulla realtà. Nel 2020 ci trovammo in una situazione molto particolare, come tutti sappiamo, per via del Covid, e una manifestazione come Milano Pride è una manifestazione che vive molto della presenza fisica. E, però decidemmo, insieme a tutte le associazioni, di trasformarla in quel caso in un'edizione solo digital, per comunque presidiare il tema, presidiare il mese di giugno, che è il mese dei Pride, e per far sentire la nostra presenza, la nostra voce. E con i ragazzi riuscimmo a traslare un progetto creativo che era di fotografia in studio in un progetto che non era più attuabile in quel modo, viste le restrizioni, e che venne svolto in web shooting, quindi tramite la webcam. E lì fu abbastanza interessante vedere come uscire dal set e far allacciare a ogni singolo ragazzo un rapporto personale con uno dei soggetti sviluppasse insieme al soggetto stesso la sua espressività. E il motto di quell'anno, che fu un altro Pride, era Famiglie Resistenti, proprio a rimandare come la comunità LGBT sia una grossa famiglia, una grossa comunità, e che sia resistente e resiliente, che credo sia un po' la sua caratteristica principale. La nostra speranza per il futuro è quella sicuramente di continuare sulla falsariga dei progetti passati con l'Istituto, di coinvolgere i suoi giovani talenti in processi creativi, brainstorming, ma anche poi il lato tecnico della creazione di campagne, tanti contenuti che possono vivere oltre le campagne stesse del Milano Pride. In particolare l'anno prossimo sicuramente sarà particolarmente rilevante il fatto che cade il 50° della Stonewall italiana, quando i primissimi attivisti del movimento LGBT italiano si esposero su una piazza pubblica dichiarando il proprio orientamento sessuale negli anni 70, in occasione del congresso di Sanremo, in cui medici e psichiatri volevano ribadire l'omosessualità come una malattia. Negli anni 70 non era affatto scontato esporsi in quel senso e ribadire no, io sono gay e non sono malato. E fu molto importante, e è un anniversario che pochi conoscono, che però secondo me potrebbe essere interessante rivalutare anche grazie ai giovani talenti dell'Istituto.